Studio 7, in collaborazione con Sport Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. La domanda è, a questo punto, rivolta un po' singolarmente a ognuno di voi e poi nel gruppo che cosa rappresenta. La domanda è quasi semplice. Allora, chi siete, ma soprattutto chi sono i Matela? Come persone? Prima iniziate voi. Come persone? Posso arrogarmi questo? Vai. E sono Mattela, sono dei quattro ragazzi che hanno tanta voglia di suonare il più possibile, ovunque il possibile, ogni locale, ogni occasione, ogni festa, ogni sagra, qualsiasi cosa ci venga proposto, abbiamo un sacco di voglia di fare sempre meglio, quindi le critiche sono il nostro carburante, i complimenti ci fanno sempre molto piacere, ma le critiche sono quelle che ci fanno migliorare. E abbiamo tanta voglia di fare musica e di farla sentire a più persone possibili, sì. E questo è un po' il filone che ci lega un po' a tutti e quattro, assolutamente. E io volevo sentire anche la voce della cantante. Chi sei? La cantante. Descriviti. Io? Sì. Allora, mi chiamo Manuela, frequento il liceo musicale. E inizialmente però ero principalmente una pianista, infatti studio anche pianoforte da 5 anni, però diciamo che mi sono avvicinata molto anche al canto e infatti adesso faccio anche la cantante dei Matela. E appunto sono d'accordo con quello che diceva Matteo, che noi abbiamo tanta voglia di fare e siamo comunque propensi anche a fare tanti concerti, interviste, date, e appunto questa voglia di fare, questa passione per la musica ci unisce tutti insieme, infatti abbiamo anche una bella chimica e molta intensità. E a questo punto, se vediamo la sequenza logica della rappresentazione della band, che ne manca uno, però quest'ante c'è più anziano del gruppo. Esatto, il più anziano, la prima volta dove sono il più anziano in un gruppo di persone, e quindi parlo di me, giusto? Sì. Sì, vai. Ok, allora invece io sono Simone Poli, sono tecnicamente un perito informatico ad oggi, però all'università sto studiando economia. E suono il basso da circa dal 2015, quindi sono ormai 7 anni che lo suono. E, niente, io diciamo mi considero un po' un mix di tante realtà, passioni e interessi. La primissima è la musica, che è stato il primo grande amore che ho scoperto intorno alle medie, e poi successivamente ci sono tantissime altre cose che mi interessano, come per esempio... per esempio i film, serie TV, serie animate, anche fumetti, visual novel, di tutto e di più. Ci sono tante cose che mi arricchiscono nella musica, ecco. E come nascono i Matela? Quando nascono come gruppo? Allora, inizialmente eravamo un duo, io e Matteo. Infatti sì. L'unione dei Matela sarebbe l'unione dei Manuela e Matteo. Però poi, diciamo, sperimentando comunque, suonando per strada o facendo anche date, ci siamo accorti che ci mancavano due componenti fondamentali, che erano il basso e la batteria. E allora abbiamo appunto deciso di contattare Simone e Michelangelo e siamo diventati una band a settembre, quindi non da tantissimo, neanche da un anno. E ci siamo, diciamo, subito trovati bene alle prime prove e abbiamo deciso appunto di incamminarci in questo percorso. Sì, insieme. Poi abbiamo formato questa band da settembre, però abbiamo fatto già più di una 12-13 date
tutti insieme siamo stati fortunati, gruppi, cioè scusate, i locali ci hanno apprezzato, ecco, e quindi ci hanno fatto suonare subito, quindi abbiamo fatto anche tanta già esperienza insieme, abbiamo suonato molto e questa cosa ci lega sempre di più ogni concerto che facciamo. Allora, il primo brano che nasce è Mai più, no, scusami, Mai più, giusto? Il secondo brano, come nasce il secondo brano, che sicuramente si discosta leggermente dai suoni del primo, perché è un po' più duro, un po' più che, cioè, è come suono sembra più grezzo, ma è più rock, un po' più duro. Come nasce questo brano? Da cosa trae ispirazione? Allora, Confusi, cioè il pezzo nuovo che si intitola Confusione, in realtà l'abbiamo fatto, cioè quest'estate Sì, che viene uscito, d'agosto sì. perché Emanuela ha fatto la melodia e il testo, chiaramente abbiamo tutti e quattro contribuito alle varie parti della canzone, comunque lo scheletro proprio della canzone l'ho fatto io ad agosto e l'ho mandato a Emanuela che poi ci ha fatto le sue magie. Sì, quindi ad agosto più o meno è nato ad agosto in questa casa sul Lago Maggiore con la chitarra acustica e io ero lì. Mi è uscito dalle mani questo brano. Poi io infatti lo dico sempre: i brani per me si conoscono, non si fanno. Ecco. Mi è arrivato questo brano che poi l'abbiamo sviluppato chiaramente con tutti e quattro i membri del gruppo. E nascono prima le parole, nascono prima, nasce prima la musica oppure nascono insieme, in questo caso. Allora, in questo caso prima la base che Sì, appunto ha la fatto musica. Matteo, ha fatto gli accordi e poi ci ho fatto una melodia e poi è uscito il testo. Sì, è uscito molto dopo il testo, tra l'altro è Sì. stato scritto, canzone nata più o meno ad agosto, il testo è stato finito a fine settembre, una cosa così. Sì. E come mai il rock con tanti generi, se potete delinearvi, perché ognuno si rappresenta un genere, ma scegliere il rock, Sì. avete prima studiato questa cosa oppure è nato così spontaneo il rock? È colpa mia, perché è colpa mia principalmente perché Simone ascolta, cosa Sì, ascolti, beh, Simone? allora diciamo che, come abbiamo appena detto, il Matteo è quello che scrive gli arrangiamenti, le strutture dei brani. Poi io e Michelangelo, quindi il basso e la batteria, avviene dopo la scrittura della nostra parte, il perfezionamento di tutto il resto del brano. Io in particolare arrivo un po' dal metal e un po' dal jazz, due generi che non c'entrano assolutamente nulla l'uno con l'altro. Però appunto io ho questo tipo di background e cerco di applicarlo quando possibile nei pezzi. Per esempio in Confusione mi sono trovato molto a mio agio perché appunto è molto più rock, mi ricorda alcuni pezzi del gothic metal, insomma alcuni pezzi degli Evanescence, ha un po' quel tipo di sensazioni secondo me e quindi mi sono trovato molto per esempio in Sì, questo no. pezzo. Tu, Manu, invece che influenze porti? Cioè, io in realtà ascolto un po' di tutto, non mi identifico in un genere, però devo dire che tu mi hai influenzato molto con il rock, me l'hai Sì, fatto conoscere, quindi grazie. poi lei, essendo una pianista, Classica. suona Beethoven, Mozart, Debussy, quindi c'è anche un po' di quello, magari anche nei prossimi pezzi sicuramente che ascolterete c'è qualcosina di classico. Sì, forse più nei prossimi, Sì, nei credo. prossimi, più che confusione. Invece porto un po' le veci del batterista. Lui viene da tutto un background funk, quindi anche jazz, Herbie Hancock, Cory Wong, Stevie Wonder. Infatti studia la CPM con Giovanni Giorgi, grande batterista funk. Lui è molto influenzato da questi generi. E quali sono gli artisti cui avete conosciuto la musica che vi ha fatto crescere, vi siete innamorati, ascoltate in genere? Vai, nemmeno, vai, partite adesso. Parto io, Marco, li facciamo Sì. in ordine.
Io devo dire che da quando sono arrivati Simone e Michelangelo, mi hanno aperto un po' un mondo, perché io, ho iniziato a suonare la chitarra quando avevo 7 anni con Steve Tesarin dei Vanadium, no? Che mi ha dato un'impostazione un po' classic rock, di Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath, tutto quel mondo lì, che tuttora ascolto, per carità, mi piacciono tantissimo. E però adesso ho iniziato anche a studiare un po' di chitarra jazz, anche, perché anch'io vado al liceo musicale, lì faccio musica classica, chitarra jazz, e quindi mi sto iniziando a sentire anch'io Herbie Hancock, Stevie Wonder. Sono ancora un po' lontano dal metal, quello sì, però pian pianino ci arrivo, ecco. Quindi sì, se dovessi dire l'artista mio che mi ha fatto innamorare della chitarra, probabilmente Led Zeppelin, Jimmy Page, chiaramente, la chitarra, sì, Led Zeppelin. Tu? Io in realtà, cioè, non ho avuto proprio un artista, cioè, vabbè, mi sono innamorata inizialmente del pianoforte, proprio sin da quando ero piccola, avevo una tastierina piccolissima e strimpellavo, poi ho iniziato a studiare, ad approfondire appunto gli studi. E con il canto la stessa cosa, nel senso che ho proprio iniziato a cantare il lockdown, quindi non sapevo cosa fare, ho iniziato a suonare, a cantare insieme, poi mi sono appassionata sempre di più, ho iniziato a fare lezioni di canto e sto coltivando ancora queste passioni. Però un artista proprio così non ce l'avrei. Allora, io vado in ordine Cronologico. cronologico della mia vita. Partendo dalle medie, beh, una delle prime band che ho ascoltato in maniera molto approfondita sono stati Metallica, molto banale, Classicone. però esatto, molto classico, però è da lì che poi ho iniziato a suonare il basso. Metallica, poi direi Van Halen, che anche lì ho ascoltato tutta la loro discografia più e più volte. I System of a Down, band metal, una delle più perfette che io abbia mai sentito. Poi ho scoperto, tra virgolette, Stevie Wonder, perché beh, non c'è nulla da scoprire perché è super Sì, famoso sì. a livelli planetari e non. Quindi Stevie Wonder, e poi infine negli ultimi tempi che sto ascoltando moltissima musica elettronica, artisti come Flume o Igloo Ghost, che sono due artisti che hanno una concezione musicale molto interessante che a me piace molto. Poi un ultimo gruppo, così, per chi se lo vuole ascoltare, i Sungazer, che fanno musica elettronica e jazz e portano proprio, secondo me, al limite di tutto ciò che si può esprimere a livello di emozioni. E poi, ultima cosa, moltissime colonne sonore di videogiochi, film, che sono estremamente interessanti, perché penso che i film e i videogiochi abbiano il compito di esprimere certe emozioni che una canzone non per forza deve esprimere, ecco. Sì, no, beh, penso si sia capito, noi non proponiamo il rock classicone, ma vogliamo partire da quella base perché comunque ci piace ed è molto, molto d'impatto per le persone, ma poi trasformarci sopra un mondo proprio per arrivare il più possibile a tutti i nostri ascoltatori, ecco. Sì. Allora, prima, intanto quando hai citato i Van Halen, Eddie Van Halen sicuramente è stato come chitarrista, è sicuramente una pietra miliare per quanto riguarda la chitarra. E hai citato tanti gruppi, io te ne cito alcuni che probabilmente non conosci, i Rush con il batterista, per un nel caso in cui del batterista che manca, di andare a conoscere un pochino la storia di questo batterista che ha dato una svolta anche alla batteria, come i Def Leppard, nella storia particolare del batterista dei Def Leppard, che hanno dato tante Sì, evoluzioni. anche Frank Zappa con Terry Bozzi. E vedi, alla fine Frank Zappa. tante, tanti, tanti generi e tanti modi. Se potesse salire su un palco nello spazio e nel tempo, con quale artista vi piacerebbe salire? Soprattutto su quale palco vi piacerebbe suonare? E con quale artista vi piacerebbe suonare?
Io ce l'ho proprio. Tu ce l'hai Io ce l'ho, subito. sì. Ah, vai. Woodstock nel 69 con Jimi Hendrix, chiaramente. Deve essere stata una cosa pazzesca. Vabbè, sì, sicuramente Woodstock Sì. sono dei palchi più Sì, anche pazzeschi. Live Aid con i Queen e tutti quegli Sì, altri Queen, che sì. c'erano. Sì. Domano Queen. a Live Aid a Vabbè, Londra. quello anche è grande palco. Sui palchi non sono espertissimo, Artisti, sì. però, cioè, se si potesse scegliere chiunque, chiunque, sì, un Stevie Wonder, un Queen, direi che va più che bene. Sì, cavoli. E invece l'emozione che si provava salendo sul palco, palco in questo caso, voi non è proprio un palco, ma comunque salire sul palco e avere davanti la quarta platea, che inizialmente è in silenzio, poi quando comincia a sentire le prime note, voi che mettete quell'energia, che loro ascoltano e vi ritrasmettono quell'energia, quelle emozioni, cantano, si emozionano, che sensazioni provate? È bello comunque, cioè è una sorta di orgoglio personale. Sì, no, poi per me è quasi una droga. Cioè, io quando sono sul palco dico, oh, cioè, finalmente ho ricevuto la mia dose, no? E mi scarico proprio, sto benissimo. E poi sentire le persone che cantano le parole dei tuoi pezzi, poi soprattutto per lei che gli scrive, deve essere, abbiamo sperimentato qualche volta ed è veramente molto forte. Magico. Come, sì, è molto Sì. bello. Sì, è vero, anche io personalmente magari ho una visione leggermente diversa, però per me è un qualcosa invece di trascendentale, proprio che è una delle più grandi emozioni che abbia mai vissuto, oltre molte altre, ecco. Per me il palco è trascendenza pura, Sì, cioè ti per elevi, me no? Come un tempio, sì, le emozioni più incredibili le ho vissute in questo modo. sì. E a questo punto progetti successivi, perché il secondo singolo è un punto di partenza ancora, per arrivare anche a un LP, un CD. Sì. Faccio io che gestisco la logistica del gruppo. Esatto. No, allora, sì, ci sono molte occasioni, molte date che abbiamo, per esempio, adesso più vicine sono 20, il 22 aprile, 37 gradi in Corso Como a Milano. Poi abbiamo una data il 30 aprile al Night Train vicino alla stazione centrale. Ne abbiamo una il 1º maggio e il 7 maggio con Open Stage. Il 7 maggio invece è il 1º maggio con Open Stage. Il 7 maggio invece è per l'Avis sotto il Palazzo della Regione. E invece proprio uscite future 8-9 maggio siamo in studio di registrazione dal nostro mitico fonico Antonio D'Alè, che salutiamo, ce lo portiamo sempre nel nostro cuore perché è una persona fantastica, poi molto competente. Quindi saremo in studio 2 giorni per registrare un po' di canzoni nuove che usciranno in un EP intorno al 30 maggio, giù di lì. Per ora, vi diciamo questo. Con l'avvento del successone dei Maneskin, cioè un pochino, è cambiato un pochino l'immagine del rock italiano, togliendo Vasco Rossi e tutto il mondo che gira Pilastri. al mondo Vasco Rossi e la diatriba con Luciano Ligabue. Ma in realtà poi nel tempo, adesso con questo avvento, è cambiato qualcosa nella visione? Secondo me sì, nel senso che secondo me i Maneskin sono stato il fenomeno che ha slanciato un po' anche altri gruppi internazionali, nel senso che io ascolto anche molto la scena underground di tanti generi diversi. Ho sempre notato un tentativo di ritorno degli strumenti suonati, perché comunque abbiamo avuto
insomma, diciamo dagli anni 10 del 2000, Sì. moltissima musica elettronica, puramente elettronica. Anche da prima, E, secondo me, sì, magari. tutto il 2000 comunque. E ho sempre sentito qualche tentativo di proporre gli strumenti, di proporre questo ritorno alla musica suonata, e con i Maneskin secondo me si è arrivato a un apice da cui adesso si sta sentendo tantissimi singoli molto più suonati, ecco. Sì, che poi, vabbè, sarà un po' di parte, però secondo me la musica suonata, soprattutto dal vivo, ha un impatto diverso da quello che può essere musica elettronica o, non lo so, un DJ che suona, perché comunque, cioè, sentire il batterista che fa così, il basso che va boom, la chitarra, queste casse che esce fuori, ti fa tremare il petto, è una cosa che è irreplicabile, secondo me, qualsiasi musica elettronica che esista. Ma vi è capitato, avete la sensazione che quando suonate, in realtà la canzone è quella, è chiaro, però prende una propria vita che durante oltre che dipende da chi, dove suonate, con chi suonate, in quel momento, effettivamente cambia un pochettino perché prende la sua vita e si evolve e cambia, anche soprattutto presente a chi ci avete davanti. Sì, è vero. Io, per esempio, l'ultimo concerto che abbiamo fatto durante una sola, no? E non, ho fatto una piccola variazione, ma che non è che l'ho pensata, è uscita dalle mani e ho detto, cavoli, ma... proprio mentre lo stavo suonando, dicevo, cavolo, ma questa cosa qua è bellissima. Infatti, meno male che abbiamo registrato tutto il concerto, perché poi sicuramente me la vado a prendere, la andrò a registrare. Sono tutte cose così, ma anche per esempio tu fai delle linee di basso Sì, che... durante i live si Sì. esalta e inizia. Io non sono mai la stessa roba 2 volte, ma non è per tirarsela o per chissà quale motivo, cioè io semplicemente non sono mai la stessa cosa 2 volte perché ogni volta reinterpreto, ogni volta... do nuova vita, no, nuova vita magari no, però una nuova forma, una nuova sfumatura alla stessa canzone. Questo per me, poi insomma, Sì, va bene, anche ogni volta bisogna reinterpretare, bisogna dare, aggiungere un tocco ricaricare. diverso Sì, rispetto a ma prima. poi anche il fatto che suonando insieme certe volte, non lo so, anche se non l'avevamo pensato, parte un assolo di batteria o Sì, escono cose così. Parte un assolo di basso, di chitarra, nel mezzo di una canzone, no? E andiamo, ci facciamo guidare molto. Penso che le persone le arrivi questa cosa. Questa energia. Se Sì. vi venisse proposto l'idea di fare musica per anime giapponesi, videogiochi, secondo voi vi Non vedo sentireste dubbi. capaci? Capaci. Porteremo la nostra impronta. Poi, cioè, Simone ci dà una mano Sì, io tranquillamente. Simone è subito. Io esperto. subito, subito. Beh, chiaramente lasceremo il nostro sound, la nostra impronta, perché non sappiamo fare altro, quindi nostra impronta, il nostro marchio di fabbrica ci sarebbe. E cerchiamo di Però ci si adattarci. prova, Sì, esatto, ci ci si si prova. Sì, adatta. so Poi. cantare in giapponese, comunque. No, sì, certo, assolutamente. Quel video Quindi ci saranno particolare, tante. nel video particolare che avete fatto sotto un ponte, come nasce quel video Sì, lì? sì. L'idea di quel video come E nasce? abbiamo chiesto ad un videomaker che si chiama Daniele Raggi di farci il video e abbiamo affidato tutto a lui perché noi siamo più bravi forse con la musica che con le idee per i video. E quindi abbiamo affidato tutto a lui e lui ha trovato questa location sul Villoresi, sul canale Villoresi. E siamo andati lì a fare il Era video. vicino anche a Somma Lombardo, Sì, vicino a Somma sul canale Lombardo. Villoresi, dalle parti di Somma Lombarda, perché è lungo il Villoresi. E no, è stata una bella sfacchinata perché Mamma. praticamente noi suonavamo in mezzo all'acqua, no?
e per portare tutte le cose lì su quella striscia di terra in mezzo all'acqua dovevamo fare un giro a piedi lunghissimo, quindi con questa No, cassa se no c'era anche la in scala. Abbiamo fatto la mano. scala, abbiamo calato giù con una corda tutto, Sì, solo che cose come la però. batteria No, o la questa batteria no. cassa l'abbiamo dovuta portare su un carrello, è stato un po' così. Adesso faremo anche il videoclip di confusione, questa volta con un altro videomaker. E verrà particolare anche questo, assolutamente. Sì. Vedranno delle belle. Va bene, vi Ciao a salutiamo. tutti, grazie per Grazie per l'attenzione. l'intervista. Grazie per aver ascoltato Confusione. Tra l'altro, volevamo ringraziare tutti i nostri ascoltatori perché Confusione ha da poco passato i 1100 ascolti su Spotify, Un che per orgoglio. noi, Sì, è è un tanto, orgoglio, cioè, per esatto. noi è già tanto, e poco più di 24 ore perché è uscito ieri. E quindi niente, volevamo ringraziarvi tutti e mandarvi un bacio e un saluto. Un saluto. Ciao ciao. Ciao Ciao a ciao. tutti. Studio 7, in collaborazione con Sport Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro.